La sovradistensione polmonare. Perché i subacquei insistono tanto sulla necessità di non trattenere il respiro durante l'immersione? Pensate al giubbetto equilibratore. Per evitare rotture del sacco deve essere munito di una o più valvole di sovrappressione che scaricano l'aria in eccesso quando la pressione all'interno del giubbetto è troppo alta. I vostri polmoni sono un sacco, ma non hanno una valvola di sovrappressione. Se restate a bocca chiusa o trattenete il fiato mentre risalite di quota, la pressione nei vostri polmoni salirà troppo, provocando seri danni. I polmoni sono infatti formati da una sottilissima pellicola di tessuto che genera tante minuscole sacche, dette alveoli polmonari. Se il sacco polmonare resta chiuso durante la risalita, la pressione al suo interno diventa maggiore di quella esterna. Questa sovrappressione può distendere la pellicola, deformando l'alveolo, situazione detta sovradistensione polmonare, fino alla sua rottura. In questa evenienza l'aria dai polmoni può migrare in diverse zone del corpo, a seconda del tipo di rottura che si è prodotto. Si può avere il pneumotorace, cioè il collasso di un polmone, che si sgonfia e diviene temporaneamente inutilizzabile. Oppure l'aria può fermarsi intorno al cuore, dando luogo a un enfisema mediastinico con forti dolori e alterazione del battito cardiaco. Può anche migrare sotto la pelle delle spalle e del corpo, causando un enfisema sottocutaneo. Il caso più grave si ha comunque quando la rottura dell'alveolo coinvolge un capillare. Una bolla d'aria può così entrare nelle vene polmonari ed essere spinta dal cuore nelle arterie, creando una riduzione o un blocco dell'afflusso di sangue in una zona corporea. Si tratta della grave embolia gassosa arteriosa, o EGA. Poiché la bolla tende a salire verso l'alto, l'interruzione del flusso di sangue spesso si localizza al cervello, con sintomi di ischemia cerebrale o ictus. Evitare queste gravi lesioni è facile. Basta non trattenere mai l'aria in risalita, mantenere l'erogatore fra le labbra o espirare continuamente se si è costretti a toglierlo di bocca.